I controlli periodici della Questura dell'Aquila e in particolar modo della squadra mobile e della squadra volante cominciano ad essere un ottimo deterrente per i tanti giovani che affollano il centro storico della città. Anche nella notte appena trascorsa, personale della Questura in servizio nei luoghi della Movida Aquilana, con agenti in borghese che, coadiuvati dai cani antidroga, hanno seguito le piazze e i punti di maggiore raccolta del divertimento notturno aquilano, concentrando la propria attenzione in particolar modo su via Garibaldi e piazza Chiarino. Oltre a questo, pattuglie in giro per i controlli relativi all'abuso di alcol alla guida. Il bilancio dimostra che l'obiettivo della Polizia di Stato è stato centrato in pieno. Una patente ritirata, una violazione amministrativa per detenzione ad uso personale di marijuana ed infine una violazione al regolamento di polizia urbana di un locale per la musica troppo alta. Sono questi i provvedimenti adottati durante il controllo dagli agenti della Questura che sempre più spesso sono presenti nei luoghi di aggregazione del divertimento, ma non semplicemente per reprimere, come dicevamo, ma piuttosto per attuare una sorta di prevenzione in una città che a fatiche pian piano si sta riappropriando dei luoghi di divertimento nel centro storico.